Gli ultimi mesi hanno messo a dura prova il nostro paese, mesi caratterizzati, come ben sappiamo, dall'emergenza epidemiologica legata al Covid-19. Ma sono tante le imprese che in queste settimane hanno dato una vera e propria prova di forza. Sappiamo benissimo che è la mobilità, il primo elemento che in Italia purtroppo è stato bloccato e reso completamente impossibile. E chi meglio di Giuseppe Curcio, amministratore delle autolinee Curcio di Polla, può parlarci appunto di mobilità, di trasporto pubblico. Siamo qui nella sede di Polla, Benvenuti. ringraziamo Giuseppe Curcio per averci accolto con gentilezza e appunto, Giuseppe, dicevamo, il lockdown a marzo, il paese chiuso. La prima cosa che si ferma è appunto la mobilità delle persone e la vostra azienda che da anni si occupa appunto di spostare le persone in tutta Italia, come affronta questa esperienza che per il paese è stata un'esperienza davvero drammatica? Drammatica e assolutamente, oltre che inaspettata, nessuno poteva essere preparato, insomma, a quello che abbiamo vissuto. Noi abbiamo fondamentalmente con immediatezza sospeso tutti quanti i servizi scolastici, in quanto chiaramente la prima offerta di mobilità era quella scolastica che è stata interrotta. Dopo 10 giorni anche altri. C'è stata praticamente una direttiva della Regione Campania di ridurre al 50% i collegamenti in essere, i collegamenti minimi, salvaguardando quelle che erano chiaramente le fasce di interesse. Poi nel Vallo Iuliano, come ben sappiamo, abbiamo vissuto anche poi l'esperienza della zona rossa, quindi questo ha portato a ulteriori riduzioni e contrazione. Noi abbiamo ridotto del 70% l'offerta di mobilità. Chiaramente è stato qualcosa anche difficile anche nella scelta di quali erano i servizi da mantenere e poi c'è stata chiaramente la gestione del rapporto di lavoro, insomma. Quindi noi abbiamo su 65 dipendenti soltanto 7-8 turni di lavoro, quindi abbiamo avuto oltre 50 persone tra cassa integrazione e fondo bilaterale. E ancora oggi, diciamo, questa contrazione è ancora ridotta del 40%. Soltanto a luglio cerchiamo, molto probabilmente riusciremo a riproporre, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, a riproporre a regime i servizi in affidamento, insomma. Cosa prova un imprenditore che si occupa principalmente di trasporto pubblico nel momento in cui gli piomba addosso una situazione del genere, una situazione come abbiamo detto prima, imprevedibile? È nella natura dell'imprenditore, secondo me, affrontare qualsiasi tipo di problemi, quindi non bisogna assolutamente spaventarsi. Ma secondo me nessuno si è spaventato, soltanto la cosa più difficile è quella di non riuscire a programmare il lavoro a medio-lungo termine. Cioè, si è imprenditori quando si riesce a programmare la propria attività. Nel momento in cui invece devi lavorare programmando 15 giorni di lavoro e non sapere poi il 16º giorno cosa fare, allora quello è il vero dramma per l'imprenditore. Non è spaventarsi o assumere il rischio imprenditoriale, insomma, non è quello che deve assolutamente spaventare, ma penso che non abbia spaventato nessuno. È l'incertezza di quelli che sono gli sviluppi, ma del resto è l'incertezza anche dell'uomo comune, quindi non soltanto dell'imprenditore in sé. E riuscire invece poi a lavorare anche in questa incertezza non è come tirar fuori un aspetto positivo dell'essere imprenditori, forse un aspetto finora non Ma provato. diciamo che la mia esperienza personale è stata quella di, anzi, no, abbiamo lavorato tantissimo, almeno la parte amministrativa ha lavorato tantissimo in questo periodo, non soltanto per affrontare quello che era l'emergenza in essere, ma anche quello di programmare, è stato anche questo un atteggiamento di positività. Cioè, programmiamo, giochiamo, cioè giochiamo, è un eufemismo un po' anche particolare, però giochiamo come se tutto può rientrare nella normalità breve e vediamo cosa fare, cosa modificare, cosa proporre, insomma. Ed è anche questo stato un modo, secondo me, per
per andare avanti e per vivere in maniera anche meno tragica, insomma, la tragicità, scusami la ripetitività del termine, insomma. Gioco forza, però, dopo l'emergenza sanitaria il trasporto pubblico locale ha cambiato una serie di regole. Ci sono delle linee guida da rispettare, così come anche in tutti gli altri settori. Ma come è cambiato appunto il trasporto pubblico? Cosa cambia oggi in un viaggio in autobus? Fondamentalmente per quanto riguarda l'offerta, si è ridotto della metà la capacità di trasporto dell'autobus. Quindi noi oggi il classico autobus da 50 posti può trasportare soltanto 25 persone. Quindi c'è tutta una serie di limitazioni anche dei sedili che possono essere occupati o quant'altro. Chiaramente i passeggeri, poi essendo poi anche un ambiente chiuso, devono necessariamente avere con sé, indossare la mascherina, e da parte dell'azienda vengono ancora intensificate quella che è la pulizia, cioè mentre la disinfezione giornaliera viene comunque mantenuta, poi noi abbiamo due livelli di sanificazione. Una sanificazione con detergenti, quelli di uso comune, che viene fatta sempre giornalmente. Invece c'è una sanificazione fatta all'ione detergento, che viene garantita, quindi tutta una procedura particolare, ogni 3 o 4 giorni, in base a un calendario che ci siamo dati in azienda. Quindi purtroppo questi sono dei minimi atteggiamenti da mantenere per garantire quello che la sanità dell'ambiente chiuso dell'autobus. Vedo però che l'atteggiamento delle persone è molto attento al distanziamento, quindi non soltanto nel trasporto locale, ma anche nel lungo raggio, perché noi poi con un po' di coraggio, questo sì, abbiamo riattivato da oltre un mese anche i collegamenti extraregionali. Chiaramente siamo a un 30% del regime e prospettiamo di incrementare anche durante la stagione estiva, perché poi non è soltanto, è anche una mobilità legata a una domanda turistica, quindi si presuppone che anche il turismo debba comunque garantire debba essere minimamente presente nel nostro territorio. E la gente, la prima cosa che domanda quando chiede le informazioni è proprio questa, insomma, c'è il metro di distanza rispetto, quindi questa paura ancora vive chiaramente in tutti quanti noi, e questo porta chiaramente anche a delineare un nuovo tipo di cliente che ancora non conosciamo. Oggi non conosciamo il cliente, qual è di oggi, insomma, quali sono le sue aspettative, quali sono poi le prerogative, la sua richiesta, interesse della mobilità vera e propria, anche perché poi essendo chiusi tutti quanti anche gli istituti, oltre quelli scolastici, ma anche universitari, anche i ricongiungimenti familiari non stanno riavvenendo pian piano adesso, poi quella che è anche la mobilità legata alle esigenze sanitarie e del resto è bloccato. Quindi oggi fondamentalmente non sappiamo la vera mobilità quale sarà nei prossimi mesi, e questa è un'incertezza che insomma ci vede poi quotidianamente attenzionati a verificare l'andamento, insomma. Eppure c'è un'Italia che sembra voglia continuare a viaggiare e a fare anche turismo in Italia, quindi questo potrebbe portare dei benefici ad un'azienda come Autolinee Curcio, che appunto si occupa di viaggi nazionali. Sì, secondo me nel nostro territorio crescerà sicuramente anche quella che è la domanda domestica del turismo, perché noi spesso e volentieri, almeno quelli che sono gli operatori turistici, pensano di cercare il turista negli Stati Uniti se non in Russia, quando poi dimentichiamo che anche i residenti dei nostri territori possono chiaramente usufruire di quelle che sono le mete turistiche. Parlo del Cilento, insomma, come area più vicina a noi, o Cosenza Amalfitana. Quindi penso che anche questo è un nuovo turista che può essere sicuramente attenzionato e anche coltivato da parte di chi è che lavora in questo mondo. Per quanto riguarda, chiaramente, poi facendo un discorso un po' più ampio spettro, io posso dire che
considerando quello che è il mercato economico europeo, insomma il mercato unico, noi possiamo vedere che gli interventi che sono avvenuti o che sono garantiti dallo Stato centrale, al di là di quello che gli interventi in sé sono anche stati sicuramente importanti. Il problema vero è la tempistica, quindi è un problema prettamente di finanziario, di trasferimento di fondi, e questo purtroppo è avvenuto in Italia, ma non è avvenuto negli altri paesi europei. Infatti sappiamo tutti quanti benissimo delle aziende francesi, se non inglesi, hanno avuto degli aiuti con immediatezza, cosa che l'azienda italiana non ha avuto. E questo in una competitività internazionale sicuramente porterà un forte disagio e dei forti problemi in quello che è il confronto del mercato, sul mercato internazionale. Quando invece poi circoscriviamo appunto il ragionamento in ambito nazionale, tra virgolette purtroppo devo dire che l'impresa o la media impresa del Sud Italia ha sicuramente meno problemi rispetto alle imprese del centro-nord Italia, al di là di quelle che sono le emergenze sanitarie, per l'amor di Dio, nessuno vuole toccare questi argomenti, però considerando come in una scala di valore insomma, il posizionamento delle varie imprese, sicuramente quelle delle nostre realtà giacciono su dei gradini molto più bassi rispetto alle altre, quindi come nel cadere sicuramente sono fatti meno male. Ci siamo fatti meno male, ma nel risalire e riprendere quella posizione sicuramente avremo una maggiore velocità, una maggiore facilità, tra virgolette, rispetto alle altre imprese italiane. Ecco, questa è la mia. Nonostante stiamo parlando comunque di un problema che abbiamo affrontato tutti insieme, da poco emerge da questa intervista un punto di vista abbastanza ottimistico, quindi questo ci fa particolarmente piacere. Come vede Giuseppe Curcio l'Italia che riparte, l'Italia che ripartirà e si rimetterà in viaggio? Ripartiamo, dobbiamo ripartire necessariamente. Il problema vero è come affrontare un'eventuale ulteriore ricaduta, un ulteriore fermo tra virgolette economico, oltre che affrontare ma nel nostro lavoro un ritorno della pandemia, insomma, dal punto di vista sanitario non lo sappiamo, c'è chi ci lavora. Per quanto riguarda c'è da essere soltanto ottimisti, insomma, dobbiamo necessariamente andare avanti, ecco.